ho creduto a questa etichetta. Cioè io per anni ho creduto di essere una persona timida, visto che adesso ho girato tanto, ho parlato tanto davanti a tante persone, non mi sento così timida da diventare rosa quando riuscire. Perlomeno non è quello il mio problema. Ma se adesso dovessi prendere un foglietto e leggere davanti a voi, greco o italiano che sia, io divento rossa e respiro male, perché mi mette in disagio, perché non mi piace, perché mi ricorda brutte cose. Per cui capite il problema delle etichette? Quando ho avuto la diagnosi, cosa è successo? Io praticamente all'improvviso ho tolto tutte le etichette, solo che sotto non c'era niente. Cioè una parte della mia identità era da riscrivere. Perché quando togli l'etichetta dell'emotiva e della persona ipersensibile, cosa c'è sotto in realtà? Se tu negli anni non hai dato un nome a quelle cose. Quindi è stato tanto difficile ricostruire, per questo ci ho voluto un po' di tempo, ricostruire sotto quelle etichette che cosa in realtà c'è. E qui ho sentito che anche molti altri hanno avuto la fortuna di incontrare persone molto, molto belle che hanno aiutato anche me, che hanno aiutato a fare questa cosa qua. Infatti io ho avuto mio marito quando l'ho scoperto e devo dire l'ha presa molto bene, nel senso che l'ha sempre presa con entusiasmo, che è stata una cosa molto bella, nel senso non sempre succede così, tipo i miei l'hanno presa un po' peggio, l'hanno presa un po' più spaventati, invece l'ha presa con entusiasmo, quindi è stato bello, è tornata a casa con, ha comprato gli strumenti compensativi, me li ha portati a casa, io ero spaventatissima, mi sono trovata questi strumenti, li ho provati, ho cominciato a cambiare il mio modo di vedere le cose, di apprendere, ed è stato molto bello. E ci ho messo 2 anni prima di parlarne, io adesso ho girato, ne parlo così, però per 2 anni non ne ho voluto parlare e ho dovuto finire l'università, quindi io ho finito tutta l'università senza strumenti, senza diritti, senza niente, perché non ero ancora pronta a dirlo così. E probabilmente il mio strumento compensativo, come dici, è il brain del brain sharing, è stato lui, nel senso che magari mi ricordo degli esami dove lui mi aiutava a leggere quando ero stanca e faceva la mia sintesi vocale, mi aiutava a ripetere. E quindi ci vuole una persona che riesca a interpretare questa cosa positivamente, che ci aiuti, perché a volte se ne ha bisogno. E quindi è andata così, pian piano ho passato questi 2 anni, poi ho capito un po' che cos'era la disessia e sono un po' sciolta, adesso riesco a parlarne serenamente. Questo è un esempio, qui siete tutti molto molto formati, questo è un convegno super specializzato, cioè super... Però io vi porto questo esempio, è un esempio che porto nelle scuole, perché il daltonismo è qualcosa di un po' più semplice della disessia da comprendere, quindi è qualcosa che è già abbastanza conosciuto e è più semplice. Allora porto questo esempio e faccio fare questo gioco qua, faccio cercare di trovare il colore rosso all'interno di questi colori che sono stati modificati come li vedo dal tonico. Ovviamente qua si scatenano i ragazzi. Il colore rosso è questo qua in fondo. E durante questa richiesta, no, che io faccio a loro, comincio a fare una serie di domande tipo che sono quelle che ci siamo sentiti fare noi, tipo il bene è di più, non lo stai guardando bene, non lo stai cercando bene. E in realtà è un problema di decodifica, quindi io posso impegnarmi quanto voglio, ma se io quel colore non lo vedo in un determinato modo, non posso dare la risposta corretta. E poi ho portato questo esempio qua. Immaginiamo di avere 2 fratelli gemelli identici, entrambi intelligentissimi, solo che uno dei due è semplicemente daltonico. Immaginiamo di dare a entrambi il cubo di Rubik. Immaginiamo che uno dei due in questo momento, in queste condizioni, non può risolvere il cubo di Rubik, ma non è perché è meno intelligente del fratello gemello, no? Quindi se noi diciamo a un ragazzino tu questa cosa non la puoi fare perché non ci arrivi, è sbagliato. Noi dobbiamo dire ti mancano i dati in questo momento per poter capire quali sono i colori da mettere nella stessa faccia. E gli strumenti compensativi vanno semplicemente ad agire in questo senso. Se noi per esempio marcassimo con una lettera il colore, metteremo entrambi in condizione di risolvere il problema senza che un disturbo di decodifica influenzi un risultato 0-1.
perché uno dei due non risolve il problema se non ha gli strumenti compensativi. Guardate che questo esempio, è pazzesco. Veramente, questo è l'esempio più, cioè la cosa più simile alla verità dal mio punto di vista, è proprio un esempio calzante. Secondo te? È incredibile che tu sia dislessica. Poi leggendo su internet ho trovato questa notizia che mi ha, cioè, mi ha affascinato questo concetto. Praticamente ho letto di questo calciatore, quindi quelli che sparano, perché quando dico calciatore tutti capiscono calciatore, uno che spara, praticamente è uno dei migliori in Italia e raccontava, la sua storia diceva che praticamente lui essendo daltonico riesce a vedere il movimento in mezzo alla foresta, degli animali o delle diverse cose a cui deve sparare, molto meglio rispetto a uno che non è daltonico. Perché ha meno elementi che lo distraggono in un certo senso, quindi riesce a vedere meglio il suo obiettivo. Questa cosa mi colpì un po' perché era poi nel periodo in cui stavo facendo le slide, stavo cercando cose sul daltonismo, e ho detto, vedi com'è, che magari uno fa il liceo artistico, dove per 5 anni lo mettono a fare dei disegni e sbaglia tutti i disegni perché è ovvio daltonico, poi magari alla passione della caccia va a fare un concorso e vince per lo stesso motivo che lo metteva in crisi nell'altro ambiente. Quindi quanto è importante l'ambiente relativamente ad una diversità? E questo è un esempio secondo me interessante, perché l'ambiente è importantissimo, è determinante quasi. Infatti adesso faccio un lavoro, io faccio un liceo classico, dove questa mia caratteristica mi ha ammaccato come non mai. Adesso faccio un lavoro che è tutto basato sulla grafica, basato sulla comunicazione, è tutto basato su software, queste cose qua, dove il mio modo di pensare, il mio modo di visualizzare è molto più utile rispetto alle difficoltà che invece ho sempre relative alle mie caratteristiche. E questa è l'ultima immagine con cui chiudo, con questa frase molto bella, che è molto famosa, di Don Milani, che dice: giustizia non è fare parti uguali tra diseguali, ma dare ad ognuno ciò di cui ha bisogno. E qui vediamo come io scrivo con la mano sinistra, io uso gli occhiali, io uso un dizionario italiano-cinese. Magari io non ne ho bisogno dell'italiano-cinese, ma è uno strumento compensativo. Io leggo con il computer, io uso una calcolatrice, io scrivo il nome sopra i colori. Ma io adesso non voglio dire, ma le ho tutte. Cioè ragazzi, ce l'ho tutte, sono mancina, non ci leggo più. Sto studiando giapponese con il dizionario, il computer, calcolatrice e il nome sopra i colori. Non ci giuro. Però mi sono tatuata a destra e a sinistra sulle mani.